Allora, Santo oggi migliore in campo, bellissima prestazione, è la seconda consecutiva in cui fai la differenza, due gol. Che partita è stata oggi? Sapevamo che era una partita dura perché Roccella aveva, con la sua posizione in classifica, aveva disperato bisogno di punti e si sa in queste categorie i punti poi arrivati a un certo punto di campionato li devi fare in casa. Ti ripeto, sapevamo che era dura, ma penso che stasera abbiamo meritato più noi di vincere. Poi alla fine hanno deciso gli episodi, un tiro libero chiamato per loro su un fallo dubbio che fortunatamente Alessandro, che ha fatto anche lui un'altra grande partita alla parata, e poi l'ultimo gol che è arrivato su una palla che per noi penso l'abbiamo visto tutti che era fuori. Allora, una partita nervosa, clima derby, l'espulsione del loro portiere, loro hanno giocato una partita molto offensiva, sempre due attaccanti in avanti, noi invece siamo stati un po' più difensivi. Tatticamente, secondo te, quanto ha inciso questo schema nostro sul risultato? Ma in campi così, che sono un pochino stretti, richiamo purtroppo il campo a giocare 2-2 magari che invece che il corrombo, quindi ci sono più spazi per ripartenze e per azioni individuali, però il mister l'ha preparata bene, ci aveva chiesto di aspettarli un pochino, noi sapevamo, ti ripeto, che avendo bisogno di punti loro venivano a pressarci, penso che chi se l'ha vista la partita si è divertito, però ti ripeto, secondo me meritavamo noi di vincere. Senti, all'andata abbiamo perso in casa con il Roccella, oggi abbiamo conquistato un punto sul loro campo, quanto è importante per la classifica nostra in prospettiva di un sogno playoff? È importante perché non penso che le squadre che verranno qua da poi faranno punti, perché ti ripeto, sono una buonissima squadra, hanno ottime individualità e sono un gruppo forte, quindi nonostante come è andata la partita, che ti ribadisco ancora una volta meritavamo noi, è sempre un punto guadagnato. Grazie Santo. Prego.